Riprendendo in mano le slide finali della lezione precedente, c'è qualche dettaglio che andrebbe detto. Noi abbiamo raccontato quello che succedeva nel processo di solidificazione di una lega sostanzialmente eutettica, una lega binaria, nella quale avevamo due elementi che presentavano appunto quello che abbiamo chiamato eutettico. Bene, non è l'unica trasformazione che può esistere, possiamo avere anche di altri tipi di trasformazioni che però non tratteremo in questo corso, trasformazioni che chiameremo per esempio peritettiche, che nel caso del diagramma ferro-carbonio sarà interessante nella parte alta per le condizioni di solidificazione di acciai, ma che poi in realtà dal punto di vista pratico avrà un interesse abbastanza ridotto per i fini di questo corso. Quello che mi premeva sottolineare è che la terminologia relativa a trasformazioni nelle quali tutte e tre le fasi coinvolte siano tutte e tre solide cambia leggermente. Quindi se nel caso di una trasformazione che presenti questo arresto, che abbiamo chiamato arresto eutettico, una delle tre fasi coinvolte, qui vediamo liquido, alfa a sinistra e beta a destra, entrambe solide, una delle due, tre fasi coinvolte, dicevo, sono le liquida, in quel caso parleremo di eutettico. Se tutte e tre le fasi coinvolte sono solide, invece parleremo di eutettoide. Quindi giusto un problema di terminologia, ma nulla di più. E vi ricordo appunto la sequenza la volta scorsa, a partire da tutto liquido, passavamo a una temperatura più bassa dove a seconda della concentrazione di elementi A e B avevamo differenti microstrutture, alcune addirittura già completamente solidificate, altre in via di solidificazione, e nel caso della temperatura eutettica avevamo invece ancora tutto quanto liquido, e infine temperatura ancora più bassa dove appunto la microstruttura cambiava in maniera molto evidente con fase primaria alfa o fase primaria beta nel caso di un elemento di una lega molto ricca in A o molto ricca in B, e vari, diciamo, miscele di fasi nelle quali aveva un'importanza più o meno preponderante la presenza o della fase della costante strutturale eutettico, che in questo caso era una miscela di alfa e beta, oppure la fase primaria alfa o la fase primaria beta, appunto a seconda ci trovavamo a sinistra o rispettivamente a destra del nostro eutettico. Bene, la volta scorsa abbiamo raccontato un po' qualcosa relativo al problema dell'omogeneità chimica. Cerchiamo di capirla meglio, in effetti. Qual è il problema? Il problema che abbiamo raccontato era quella relativa proprio alla modalità di descrizione del processo di solidificazione e di converso anche tutte quante le altre trasformazioni allotropiche per quanto riguardava la reale rappresentatività della curva di liquidus e della curva di solidus. Ripetiamo il problema: noi avevamo il fatto che queste curve di liquidus e di solidus ci devono rappresentare contemporaneamente sia il solido che si andava solidificando, sia il solido già solidificato. Qua avete visto questa animazione, adesso la rivedremo, dove con un colore differente dal giallo al rosso pieno abbiamo la concentrazione, in questo caso di piombo, e vediamo che il solido che si sta separando contemporaneamente in tutti i punti in cui si sta separando la stessa composizione. Rivediamo insieme. Vedete il nucleo che si espande, è il nostro grano cristallino, e il colore è tutto quanto omogeneo, perché abbiamo non solo il fatto che si stanno formando strati su strati di materiale solido durante la solidificazione, ma anche processi di diffusione allo stato solido all'interno del nostro solido già separato che ci danno una completa omogeneità della composizione chimica nel solido che si è separato. Come vi ho detto, questo problema dal lato liquido è molto più ridotto, perché nel liquido abbiamo un continuo rimescolamento di massa per moti convettivi della nostra lega, e quindi in realtà problemi di omogeneità chimica dal lato liquido non ci sono, o se ci sono sono molto ridotti. D'accordo? Rivediamo ancora il liquido, il solido che si va solidificando, e vediamo appunto il grano che si espande, il solido che aumenta in frazione volumetrica e il colore che cambia in base appunto all'arricchimento della nostra lega in un elemento chimico corrispondente, in questo caso solido stagno, che via via si aggiunge sulla nostra lega in periodo di solidificazione. Questo è vero laddove il processo avviene molto 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 lentamente, ma non solo, laddove appunto per il tipo di composizione chimica abbiamo una diffusività degli elementi abbastanza
importante. D'accordo? Bene, il problema diventa un po' diverso laddove invece questo fenomeno non viene rispettato, questa diffusività completa non viene rispettata. E lo vediamo in questo secondo video. Vedete? Il grano aumenta la propria dimensione, quindi la frazione volumetrica di solito aumenta, ma guardate qua, la concentrazione nell'elemento altofondente, in questo caso è il piombo, sembra strano, ma il piombo rispetto allo stagno è altofondente, quindi in realtà è quello più altofondente, resta più ricco in piombo, appunto, il cuore del grano, rispetto alla parte che solidifica per ultima nel finale della nostra simulazione. Lo vediamo ancora una volta. Vedete? Il grano espande la propria dimensione e contemporaneamente otteniamo una disomogeneità chimica piuttosto importante. Qui sulla scala del grano, e quindi in questo caso parleremo di microsegregazione o di liquazione, quando dir si voglia, ma in realtà l'abbiamo visto la volta scorsa quando parlavamo della solidificazione del lingotto, questa differenza di concentrazione chimica non solo sulla scala del grano, ma può essere, anzi lo è maggiormente ancora, sulla scala del lingotto, quindi sulla scala non di pochi micron, un grano potrebbe essere anche 20, 30, 40, 50 micron, ma sulla scala proprio del nostro lingotto, quindi all'ordine dei decimetri addirittura, quindi differenze di concentrazione chimica veramente importanti. Ce la dobbiamo tenere questa cosa? No, per fortuna no, ci sono dei trattamenti che consentono di superare il problema ricuocendo il pezzo, cioè praticamente portandolo su di temperatura e aspettando che i nuovi fenomeni di diffusione allo stato solido si attivino e consentano una riomogeneizzazione della composizione chimica della nostra lega. Beh, abbiamo capito che un problema grosso a questo punto è la caratterizzazione metallografica delle nostre leghe. Caratterizzazione metallografica che passa attraverso delle analisi che vengono spessissimo svolte all'interno sia di aziende siderurgiche che spesso all'interno di aziende metalmeccaniche, appunto, almeno come controlli di accettazione, se non come controlli appunto durante la stessa produzione. Per far ciò occorrono delle capacità non banali, perché appunto la procedura, come vedete, è anche abbastanza semplice, ma la capacità di interpretare i risultati non sarà banale, e occorrono anche una serie di attrezzature che non sono di comune disponibilità di qualunque azienda. Poi appunto vedremo fra poco effettivamente il tipo di procedura sarà diverso a seconda della lega e a seconda di ciò che vogliamo andare a osservare. Tipicamente quello che si farà sarà ottenere un provino partendo da, vediamo questa specie di dadino che è tipico campione metallografico, viene tagliato a forma di dado, ma se è un parallelepipedo non muore nessuno. Diciamo che l'importante, per quanto possibile, è che la superficie di osservazione sia circa un centimetro quadro. Perché dico quanto è possibile? Beh, se abbiamo il foglio di alluminio, ma quello è un po' sottile, come facciamo con un centimetro quadro sulla sezione? Ci adattiamo, insomma. Ma quando è possibile si fa questo tipo di taglio. È chiaro che il taglio già svolge una funzione fondamentale. Perché? Ma perché, per esempio, se abbiamo a che fare con un acciaio, forse la sensibilità al taglio è un po' ridotta per quanto riguarda possibili trasformazioni allotropiche indotte dal riscaldamento, perché un taglio riscalda il pezzo. Ma se abbiamo una lega d'alluminio potrebbe essere un problema. Fatto sta che questi tagli vengono fatti non con normali seghe, ma vengono fatti normalmente con seghe metallografiche, struccatrici metallografiche, che raffreddano potentemente il pezzo con emulsione acqua-olio in modo tale che durante il taglio non ci sia un riscaldamento indebito, altrimenti noi potremmo indurre delle trasformazioni allotropiche sul provino e quindi andremo a vedere il pezzo modificato. E che ci serve? Noi ci serve il pezzo originale, la sua versione originale. Qua vedete che ci sta in questo caso un cavo di rame attaccato con una piccola brasatura, ma in realtà non è indispensabile per le osservazioni metallografiche. Può essere utilizzato laddove dobbiamo utilizzare quel provino per osservazione al microscopio elettronico a reazione. Dopodiché tipicamente si immerge all'interno di una resina epossidica, potrebbe essere una resina monocomponente, bicomponente, tricomponente, con polimerizzazione a freddo, con polimerizzazione a caldo. Quelle a caldo sono sostanzialmente dei piccoli processi di sintetizzazione, chiaramente li posso fare laddove posso applicare un po' di calore alla mia lega. Se ho un acciaio dove l'ultimo trattamento, male che mi va, è stato fatto a 200 gradi con una distensione, sintetizzare la mia resina epossidica a 160 gradi non ti crea nessun problema.
se c'è una riga d'alluminio in cui l'ultimo trattamento è stato fatto a 150 gradi, e no, lì non posso andare a sintetizzare la mia resina a 160 perché andrei a cambiare la microstruttura del metallo da osservare. Procedure differenti fra loro: quella a freddo prende tipicamente, con bicomponente o tricomponente, prende tipicamente una giornata, sostanzialmente una specie di smalto per le unghie per le signore, quindi insomma immaginate, però tanto smalto e bisogna aspettare un po' di tempo, insomma. Nel caso invece della procedura con polimerizzazione a caldo stiamo parlando di pochi minuti e si riesce a fare tutto il processo senza grandi difficoltà. Dopodiché, una volta ottenuto il provino, lo vediamo qua nell'ultimo pezzo, lo si deve sottoporre a una serie di procedure di lucidatura mediante panni a carburo di silicio o altri tipi di abrasivi con granulometria via via decrescente, specie di carte vetrate per intenderci, però con granulometria molto controllata, e facendo passate a dimensioni della grana di questa specie di carta vetrata via via decrescenti. Dopodiché, qui ci sono svariate tecniche, si possono utilizzare per esempio paste diamantate, liquidi contenenti una soluzione di L2O3, svariate tecniche, anche qui usando delle sospensioni a granulometria via via decrescente, fino addirittura allo 0.3 o 0.1 micron di granulometria della nostra sospensione. L'obiettivo è quello di portare il nostro provino a specchio, cioè ci potete specchiare dentro se è fatto bene, se è fatto una schifezza, no. A quel punto è finita la procedura, dipenderà da cosa vogliamo osservare. Se vogliamo andare a osservare semplicemente le particelle non metalliche, ebbene sì, quella procedura è terminata. E lo vediamo qui in questa seconda, in questa parte della slide, dove vediamo appunto qui la sezione e qua la vista dall'alto. La vediamo che appunto la presenza di inclusioni affioranti, che chiaramente non possiamo vedere con l'osservazione datografica, solo ciò che affiora sulla superficie, possiamo vedere quello che c'è dentro chiaramente, osserveremo che le parti non metalliche sono queste macchioline che vedete là sopra, banalmente. Per poter quantificare cosa avete fra le mani vi occorrerà la tabella della normativa UNI e con un approccio occhiometrico comparerete a parità di ingrandimento, tipicamente 100 per, vi dico 100 per perché in realtà microscopi ottici arrivano tranquillamente a 1000 per, quindi in realtà bisogna anche saper scegliere appunto l'ingrandimento a cui svolgere l'osservazione. Noi potremo comparare queste macchioline che osserviamo sulla nostra superficie con ciò che è disponibile sulla normativa e definire tipologia e aggiungerei pericolosità della nostra inclusione. Se invece della nostra superficie vogliamo osservare la microstruttura, la presenza di carburi, la presenza di nitruri, eccetera, potrà molto spesso essere indispensabile quello che è un attacco vero e proprio chimico, cioè immergere il nostro provino in una soluzione acquosa, alcolica, dipenderà con glicerina, dipenderà dal nostro, dalla nostra lega in realtà, perché potrebbe essere ferrosa o non ferrosa, e vedremo che praticamente facendo permanere questa lega all'interno della nostra soluzione, ripeto, alcolica, acquosa, dipenderà appunto dalla combinazione, qui sotto in questa tabella vedete un po' di possibili attacchi, ma in realtà il libro degli attacchi è un volumetto vero e proprio, insomma, potrete in qualche modo ottenere che cosa? Un attacco selettivo di ciò che volete osservare. Volete osservare i bordi grano? Bene, ci sono degli attacchi chimici, per esempio gli acciai, spesso si usa il nitrat, una soluzione contenente acido nitrico all'1-2%, pochi secondi di permanenza, magari rimescolando leggermente il vostro provino all'interno della soluzione, sciacquate subito e andate a osservare ciò che si può vedere sulla superficie del vostro provino. Attenzione, la domanda potrebbe essere, ma che difficoltà c'è? È tutto normato, io qua ho su alcune modalità, di fondo non è un problema, assolutamente non è vero, troppo. Nel senso che la normativa vi dà, come vedete, se non ricordo male, qui c'è scritto, sì, per esempio qua vi dà alcune modalità, con addirittura i tempi di permanenza, eccetera. In realtà il rischio di sbagliare è altissimo e il rischio di prendere anche delle cantonate nella lettura della micrografia è abbastanza importante. Perché? Perché voi, il vostro materiale può cambiare la sua reattività verso le soluzioni aggressive abbastanza facilmente in base alla dimensione della grana cristallina, in base se è un po' incrudito, mille sono i fattori che possono in qualche modo variare la vostra sensibilità all'aggressione. Quindi facilmente potreste, dopo questa procedura che vi prende un po' di tempo, perché considerate che i vari passaggi alle carte, eccetera,
sono abbastanza costosi dal punto di vista del tempo, una mezz'oretta potrebbe essere necessaria, anche di più, e potreste alla fine trovarvi o con una lega sottoattaccata, cioè banalmente non vedete niente, sostanzialmente, oppure una sovrattaccata, cioè vedete una massa compatta di corrosione sulla vostra superficie, e purtroppo questo è abbastanza facile da ottenere come risultato. Quindi in realtà questa procedura, che sembrerebbe molto standardizzata, molto ben normata, molto semplice e chiara, a prova di bimbo praticamente, in realtà richiede una grandissima esperienza fatta sul campo. Quindi in realtà, che so, nella preparazione metallografica ci sono dei sistemi automatici, semiautomatici per lucidare a specchio il vostro rovino, ma molto spesso la mano dell'uomo è molto più capace di cogliere la procedura nella maniera più opportuna, di dare un risultato più bello, che poi c'è anche un aspetto estetico abbastanza interessante. Le procedure d'attacco è qualche secondo, sì, ma quanti? Appena sbaglio vado oltre e ottengo un sovrattacco. Sovrattacco vuol dire devo ricominciare da capo. E capite bene che finché devo fare il laboratorio metallurgico di Cassino dell'università, uno, due, tre attacci, vabbè, ricomincio, faccio andare in giro. Se avete un'azienda in cui dovete fare 100 attacchi l'ora, sballarne il 10% vuol dire ritardare completamente i controlli sul vostro prodotto. Aggiungiamo un altro discorso, un'altra difficoltà, che qui mi pare non ci sia, no, non è in questo elenco. Per molte leghe non basta questo. Prendiamo per esempio degli acciai inossidabili, insomma tutte quelle leghe che sono progettate per resistere alla corrosione. Delle volte non basta immergerle in una soluzione aggressiva. Perché? Perché praticamente o resistono perfettamente a quella soluzione, perché sono stati progettati per resistere all'aggressività chimica e quindi il nostro pezzo non si corrode, oppure magari la soluzione è aggressiva ma se lo corrode tutto, non mi mette in risalto i bordi grano o la presenza di seconde fasi eccetera, e quindi continua a non vedere nulla. In questi casi quindi non basta solo immergere il provino all'interno della soluzione aggressiva, ma va anche applicato un potenziale elettrico ben determinato, e anche qui questa è fonte di scelte, quindi scegliere il potenziale più opportuno, anche là non è semplicissimo, la normativa ve lo indicherebbe, ma vi assicuro che è solo un punto di riferimento. Dopo qualche secondo, qualche minuto, dipenderà da con cosa avete a che fare, cosa volete vedere, otterrete, se vi va bene il risultato, se vi va male ricominciate da capo. Insomma. Quindi, come vedete, si tratta di una procedura abbastanza onerosa, ma molto spesso indispensabile sia in fase di produzione della lega con cui avete a che fare oppure in caso di controllo di accettazione. Quindi in realtà molto spesso non potete prescindere da queste procedure. Quali sono gli strumenti di analisi per eccellenza? Il microscopio ottico, che è il classico microscopietto, chiaramente questo è un po' più professionale, con cui potete avere a che fare a casa, con quest'ottica dove il provino sta a pancia all'aria sostanzialmente. Ma il tipico microscopio metallografico è un rovesciato, cioè il provino, contrariamente ai microscopetti che avete visto a casa vostra, è a pancia in giù e quindi osserva la superficie con la luce parte dal basso. O ancora, altro strumento utilizzato specialmente per microstrutture un po' più fini è il microscopio elettronico a scansione, dove praticamente c'è un fascio di elettroni che, partendo da questo punto qui, scende verso qui, qui c'è una camera a vuoto dove praticamente viene scansionato la superficie del provino e viene generata un'immagine non usando la luce visibile ma usando appunto un fascio di elettroni, quindi con due grossi vantaggi rispetto all'ottico, perché l'ottico tipicamente vi può dare immagini intanto massimo 1000 per, qualche microscopio con gli obiettivi ad olio arriva fino a 1200 per, ma non di più. E poi c'è l'altro problema, il microscopio ottico metallografico non ha profondità di campo, cioè osserva solo oggetti sullo stesso piano focale. Voi sapete, la vostra visione tridimensionale è tipicamente caratterizzata dalla capacità di mettere a fuoco, entro certi limiti, oggetti su piani focali differenti, d'accordo? Ebbene, il microscopio elettronico a scansione vi consente di arrivare a ingrandimenti molto più elevati, laddove c'è da osservare volendo fino a 100.000 per, quindi ingrandimenti veramente molto molto spinti, ma poi, cosa ancora più importante, vi consente di osservare oggetti su piani focali differenti. Quindi, per esempio, il microscopio elettronico a scansione è un microscopio che vi consente l'osservazione di superfici di frattura, e quando faremo un po' di rotture vedremo che in effetti l'osservazione della superficie di frattura è indispensabile per capire il pezzo perché si è rotto, cosa gli è successo sopra. Nelle perizie, nelle consulenze, questo svolgerà un ruolo fondamentale. Che altro dire? Beh, ci sarebbe un altro, allora, premesso che negli ultimi 20 anni sono stati ottimizzati una serie di altri strumenti
forza atomica, forza magnetica, ce ne sono ormai di ogni tipo. L'altro strumento per eccellenza per la caratterizzazione metallografica, utile laddove si ottengono come particelle intermetalli e come particelle all'interno della nostra lega degli elementi estremamente piccoli, è sicuramente il TEM, il microscopio elettronico a trasmissione. Non l'ho messo nell'elenco perché a Cassino non l'abbiamo questi altri strumenti, ma insomma in realtà questo strumento è uno strumento di assoluto interesse, molto costoso, molto molto costoso, inoltre richiede una enorme capacità sia nella preparazione dei provini, molto più complesse che abbiamo appena raccontato, che nella procedura proprio di osservazione e di, come dire, commento e discussione delle analisi ottenute. Quindi in realtà è uno strumento di altissimo pregio, ma che ha diverse difficoltà nel suo utilizzo. Abbiamo adesso un paio di video da vedere che sono estremamente interessanti. Perché? Perché in effetti le osservazioni metallografiche di cui abbiamo parlato in realtà non necessariamente richiedono la qui c'è l'evangelo, vabbè, questa è la parte iniziale, insomma, non necessariamente richiedono le forze a microscopia. Per esempio, in alcuni casi può essere, specialmente laddove abbiamo a che fare con osservazioni su pezzi che generano grani abbastanza grossolani, basta a volte un'osservazione di tipo macroscopico. Quindi macrografie che vengono effettuate sul nostro pezzo. La differenza tra macrografia e micrografia è abbastanza minima dal punto di vista della procedura. Qui vediamo appunto alcuni casi in cui c'è una grana abbastanza grossolana, è il caso per esempio delle leghe utilizzate per alta temperatura, abbiamo detto, a noi ci occorrono grani grossi, a volte addirittura un singolo grano, quindi addirittura in molti casi, laddove devo fare un'analisi della granulometria di una lega per palette per turbina, per esempio, diventa uno scarto dove ho sull'intera paletta due grani. In quel caso la paletta viene scartata con grande tristezza, a parte il produttore, che gli costa svariate migliaia di euro ogni singola paletta. D'accordo? Qui c'è la procedura di taglio, che se non ricordo male dovrebbe essere ben raffreddato. Non è solamente acqua, è un'emulsione acqua e olio, che consente di asportare i calori in maniera proprio... Questa, diciamo, che è una troncatrice abbastanza industriale, non è tanto da laboratorio, oggettivamente. Questa emulsione appunto consente di evitare di riscaldare eccessivamente il pezzo mentre il taglio. In realtà si possono fare tagli anche in mille altri modi. Ci sta per esempio il taglio con getto d'acqua, dove si ha una pressione elevatissima, un getto d'acqua che taglia a freddo il vostro campione. Qui ci sono varie tecniche per effettuare le lucidature metallografiche. La tecnica che userà, non so se questa ragazza o nel video successivo, a me non piace, ma insomma è una tecnica come un'altra. Tipicamente passando da una carta all'altra si deve ruotare di 90 gradi il campione in modo tale che ogni cambio di carta metallografica vada a lucidare, a cancellare le tracce della carta precedente. Come vedete, si tratta alla fine di una procedura estremamente primitiva, insomma, c'è una grossa manualità dietro. Chiaramente qui in questo caso stiamo avendo a che fare con un pezzo di dimensioni tali che non può essere inglobato, cioè non c'è un motivo. Attenzione, una cosa che non ho detto, ma perché si fa l'inglobatura? Essendo il nostro provino tipicamente di circa un centimetro di lato, l'inglobatura consente di maneggiare più agevolmente il nostro provino, d'accordo? Ma volendo si può anche fare senza inglobatura. Qui in questo caso il nostro campione è piuttosto grosso e quindi possiamo assolutamente maneggiarlo senza doverlo per forza, a parte non potremmo anche globarlo, perché ovviamente ci sarebbe un litro di resina e non ci avrebbe alcun senso, insomma. Come vedete, lei sta agendo sul provino, muovendolo, e dovrebbe fare sciacquato subito al volo. Perché lo muove? In modo tale che durante il processo di attacco localizzato non si vada a formare qualche strato di gas tipo ossigeno che vada a impedire l'ulteriore attacco. Muovendolo, queste bollicine si muovono, si staccano e si spostano via, insomma. Dopodiché si fa un risciacquo, dopo l'acqua si fa un risciacquo con alcol, che serve per asciugare più rapidamente la superficie, perché ciò che non si deve consentire è far permanere il ristagno della soluzione sulla superficie, se no quella continua ad attaccare, per questo il passaggio successivo deve essere fatto molto rapidamente, insomma, in modo da evitare qui. Abbiamo un'osservazione abbastanza macroscopica, senza necessità di neanche una strumentazione particolarmente accurata per l'osservazione, insomma. Quindi effettivamente l'analisi macroscopica in molti casi può essere anche largamente sufficiente, insomma. Ma diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi un'osservazione macroscopica non è sufficiente per poter dare informazioni
relative al nostro campione. Altro aspetto simpatico, non basta a volte, specialmente per le analisi macrografiche, osservare semplicemente il vostro oggetto, ma va anche ruotato per poter osservare le sfaccettature che possono essere ottenute mediante la luce incidente secondo varie direzioni. Come vedete, qui si possono fare queste analisi su praticamente manufatti interi, quindi in realtà per quanto riguarda le osservazioni macro, che sono appunto spesso anche richieste in azienda, non è necessario effettuare la procedura di taglio, ripeto, questo è più che altro corretto laddove ciò ha a che fare con grana piuttosto grossolana, perché stiamo parlando di un pistone, quindi probabilmente andrà a temperatura piuttosto alta, per questo motivo abbiamo una grana visibile a occhio nudo, come vedete. E qui c'è una panoramica di vari pezzetti che possono essere ricavati dal manufatto. Chiaramente, essendo questi di dimensioni molto più piccole, aggiungerei, inglobarli in resina in modo da poterli maneggiare, perché in effetti quando c'è un oggettino così piccolo fisicamente è difficile maneggiarlo, anche perché tendono ad essere anche abbastanza taglienti e quindi se sfugge mentre state lucidando vi taglia, vi assicuro. Ecco, qui sta operando con una tecnica di lucidatura, ma ce ne sono varie altre, poi più tardi ne farà un video successivo, probabilmente userà un'altra. Vabbè, qui ha tagliato un po' perché in effetti bisogna lucidare un altro po', non basta fare un secondo di lucidatura, chiaramente se no altrimenti il video sarebbe stato veramente noioso. E quindi dovrebbe muoverlo leggermente di più per essere effettivamente corretta la procedura. L'acqua che deve risciacquare deve essere molto abbondante, dopodiché un po' di alcol per consentire una asciugatura rapida. E qua vediamo l'osservazione. Qui ci sta una differenza di hardware, vuol dire indurito, sotto soft morbida. Qui se non ricordo male era un cementato, però guardando il video originale potete andare a vedere che tranquillamente la differente, se era un cementato la differente, qui sicuramente ci sta una cementazione, sicuramente c'è un tenore di carbonio molto diverso, quindi vuol dire una reattività chimica molto diversa. E quindi in effetti qui in questo caso no, questo qui è un induction hardware, questo è un temperato per induzione, c'è una tempra superficiale, c'è uno stato di includimento superficiale differenziato, durezza differenziata, e abbiamo quindi un'evidenza. Qui vengono fatti i controlli macro, vedete, qui è una ruota dentata e a noi interessa sapere la parte dura qual è e la parte tenace qual è. Con un controllo macro possiamo ottenerlo abbastanza facilmente ed effettivamente possiamo dire se quella parte indurita è uniforme, omogenea, rispetta il capitolato che ci abbiamo, se il processo sta svolgendo in maniera corretta o meno. Se qualcuno di quei dentini non è duro, banalmente, posto in opera, alla prima ingranata si spacca senza nessun problema, d'accordo? Qui abbiamo una saldatura, chiaramente, sezionata. E vediamo, sulla saldatura ancora abbiamo detto moltissimo, lo vedremo un po' più avanti, però appunto anche queste possono essere controllate mediante questo processo macroscopico che consente di andare a visualizzare. Qua ci sono, vabbè, non sono grani, in realtà sono segregazioni di piombo su un palo zincato che possono essere visibili a occhio nudo. In questo caso addirittura è l'acqua che dilavando ha fatto l'attacco in qualche giorno, quindi in realtà si può fare una latta banalmente tiene appunto grani abbastanza visibili. Qui sono grani schiacciati e allungati a causa della laminazione svolta. Ok, come ho detto, la parte macrografica è interessante e spesso utilizzata all'interno dell'azienda per verificare la correttezza del risultato a seguito di trattamenti, chiaramente a campione, perché se io prendo una ruota dentata la devo sezionare, devo prepararla e devo osservarla, e beh, chiaramente la ruota dentata va buttata, insomma, quindi andrò a campione per verificare ciò che sta succedendo, ma in realtà mi può occorrere quel tipo di approccio per poter determinare se la mia se il mio processo sta funzionando o no, sostanzialmente.
Le tecniche microscopiche, come vedrete dal punto di vista procedurale, non sono così tanto lontane da come abbiamo appena raccontato, se non che poi abbiamo bisogno di andare ad osservare al microscopio ciò che abbiamo ottenuto come risultato dalla preparazione metallografica. È chiaro che cosa? È che ci serve qualcosa da poter vedere, mi spiego meglio. Se il nostro materiale fa grani grossi 5 cm e io vado col microscopio a cercare il bordo grano, il microscopio magari lo sto lavorando a 500 per, la probabilità di beccare il bordo grano è zero, non lo troverete mai. Come se volessi acchiappare una mosca usando una rete per farfalle, la maglia è troppo larga e io non prenderò mai la mia mosca. Come vediamo, la preparazione metallografica prevede un taglio che deve essere effettuato con le accortezze che ho detto precedentemente, una parte di lucidatura, una parte di pulitura. La lucidatura è quella fatta con le carte, la lappatura più che altro viene fatta mediante appunto questi panni e poi l'attacco. Adesso vedremo con calma tutti i vari passaggi, perché vi ripeto, spesso a voi in azienda potete capitare non tanto di farli, questo è abbastanza, quanto piuttosto di avere fra le mani delle relazioni tecniche che dovete magari discutere, e quindi dovrete sapere per esempio su quale parte appellarvi magari per poterla controbattere. Magari potreste appellarvi sul fatto che la procedura di analisi osservata è scorretta, d'accordo? È un modo classico di reagire ad una reazione a voi avversa. Beh, insomma, si fa il taglio, abbiamo detto sopra. Vedete che l'abbondanza di acqua è abbastanza più spinta. Acqua di olio, una emulsione, vi dicevo. Fate in modo tale, il taglio deve essere lento, tanto se accelerate vi si spacca il disco, quindi non potete accelerare, insomma. Il taglio deve essere abbastanza lento, in modo tale appunto da non generare però un incrudimento sulla superficie e da non avere problemi di riscaldamento localizzato. Ripeto, nel caso degli acciai è un problema abbastanza ridotto, ma già sulle reti d'alluminio può essere un grosso problema. Ecco, una cosa fondamentale, specialmente nella parte metallografica, diciamo micrografie, osservazioni micrografiche, è essere sempre molto puliti. In ogni passaggio, da una fase all'altra, è sempre opportuno passare, quello che avete visto era essere una vaschetta a ultrasuoni, dove avete dell'acqua, guarda, acqua di rubinetto messa dentro, il vostro campione messo all'interno di un becher, dentro c'è un po' di alcol. In questo modo, facendo vibrare ultrasuoni, avete una pulitura della superficie di qualsiasi residuo, d'accordo? Ottenendo così un campione il più pulito possibile. Questa per esempio è una delle resine di cui vi parlavo. Qui in questo caso è monocomponente, ma proprio come quello delle ragazze, non so se avete fatto lo smalto, quindi tutta la vita è uguale, la stessa cosa. Lo consiglio questo strumento però per le vostre unghie, ma in realtà abbiamo a che fare proprio con una luce ultravioletta che va a polimerizzare senza grande difficoltà. Io questa cosa l'ho scoperta da sposato, non è che in realtà il fatto che esistessero questo tipo di strumenti anche per casa mi lasciava un pelo perplesso, ma esistono. Chiaramente nel caso delle unghie delle signore non stiamo parlando di questi spessori, quindi le potenze sono diverse, eccetera, eccetera, ma la chiusura è molto simile. Una volta che avete fra le mani questo benedetto provino inglobato, chiaramente la resina deve essere abbastanza dura per essere maneggiabile, lavorabile, eccetera, lo si porta alle varie carte. Tanto ecco, una cosa utile è togliere qualsiasi, vuol dire, parte tagliente sul bordo, che vi assicuro che taglia. L'operazione fatta dal nostro collega è sicuramente opportuna. Ecco, questo sta lucidando in maniera secondo me più corretta, quindi bisogna stare fermi con le mani, non bisogna pigiare, non bisogna spingere. Sto dicendo queste cose per chi volesse fare con la tesi, potrebbe capitarsi di capire di fare questo, non va spinto con forza, bisogna appoggiarsi leggermente e lasciare lavorare la carta che sta lucidando, tenendosi il più possibile parallelo, perché qual è il grosso rischio? Quello di ottenere un bel diamante, cioè voi sfaccettate la faccia e in realtà una volta che parte uno sfaccettamento, recuperarlo e avere poi di nuovo la superficie completamente piana è abbastanza complicato. Si cambiano le carte, si sciacqua tutto, questo laboratorio è molto pulito, complimenti, perché normalmente non sono così i laboratori, ma insomma si passa ruotando i 90 gradi, questo non l'ho fatto vedere, ma si deve ruotare i 90 gradi il campione, in modo tale che la successiva lucidatura cancelli i risultati della precedente, in modo tale che si vadano a formare sempre dei solchi via via sempre più piccoli, questa è l'idea, insomma, sostanzialmente. L'acqua ci deve essere, l'acqua è quell'acqua di rubinetto che è proprio, non è niente di che, insomma.
passaggio, perché io questo dentro di attenzione non lo farei, ma insomma, mettere sempre un beggar di materiale un po' più pulita, insomma. Comunque ultrasuoni, vediamo che si fa a pulire la superficie da eventuali residui. Esistono vaschette riscaldate, insomma, sono di vari tipi, non è che. Ora passiamo alla lappatura, cosiddetta. Ripeto, qua c'è di tutto, soluzioni alcoliche, uso di petrolio, polveri diamantate sotto forma di paste. Ecco, questo è una procedura che non mi piace assolutamente, però c'è chi la fa, insomma. Polveri diamantate su base di paste diamantate, a base di spray diamantati, soluzioni acquose contenenti L2O3 a granulometria differente, quindi in realtà cosa si usa invece di un'altra cosa? Beh, insomma, per esempio il diamante lo usare preferenzialmente con le ghiacciaie e le ghise che tendono ad essere un aumento un po' più duri. Nel caso delle leghe a base alluminio, basta e avanza un L2O3, un'allumina, soluzioni contenenti granulometri differenti di allumina. Quindi in realtà, però di fondo l'allumina va bene anche per l'acciaio alla fine, quindi non è che cambi moltissimo. E quindi si va di panno in panno, tipicamente se ne fanno almeno un paio di granulometri differenti. In realtà i panni sono sempre uguali, quelli che cambiano sono le soluzioni utilizzate come granulometria. Quindi in effetti voi in laboratorio avrete un panno che so dedicato a granulometria 1 micron, poi un altro panno dedicato a 0,3, perché se mischiate praticamente non è fatto nulla, chi verrà dopo di voi troverà una zozzeria tra le mani e non potrà più utilizzarlo. Quindi in realtà è fondamentale mantenere i panni sempre molto distinti fra loro, e magari anche riesce a farlo ogni volta, perché lui non ha fatto, ma insomma lo farà chi verrà dopo di lui. Io risciacquo con acqua e poi se sta prendendo con la pulita, non lo ricordo, va a fare anche una bella botta di ultrasuoni che non li faccio trattare. Ecco, questo non si fa, onestamente non si fa, non so perché lo faccia, però lo fa. Onestamente, dopo aver risciacquato con abbondante acqua, si dà una botta di alcol e poi lo si mette in ultrasuoni, spero, no, non lo sta facendo, criminale. No, vi dico questo perché poi il risultato di una preparazione sballata è quella di avere tante particelle all'interno della vostra superficie. Se poi andate ad osservare, come fate a distinguere eventuali residui di preparazione da inclusioni non metalliche? Può essere difficile. Ora, in realtà, le si distingue abbastanza facilmente perché le particelle abrasive tipicamente hanno bordi molto regolari e quindi o siete particolarmente iellati o quindi capite che la vostra preparazione metallografica non è stata più opportuna e dovete pulire di più. Qua c'è come fatto metallografico, l'obiettivo sta sotto, c'è questa specie di revolver che voi potete girare in modo da avere ingrandimenti differenti. E in questo caso abbiamo a che fare con un acciaio, credo, particolarmente sporco. Questi non sono residui perché quando cominciate ad averle così allungate e in fila, queste sono tipicamente inclusioni che si sono allungate durante il processo di laminazione. Ok? Ormai tutti i microscopi sono digitalizzati, un tempo erano solamente visibili da oculare. Per fare una foto bisognava usare una specie di polaroid che stava con un'uscita laterale, ogni foto vi costava una follia, oggi il laboratorio le foto le fa quante volete, insomma, sostanzialmente un tempo si era molto più parchi nel fare le foto. Ogni laboratorio metallografico aveva il suo laboratorio di sviluppo, quindi non stiamo parlando di mille anni fa, io ho fatto la tesi nell'89 e mi dovetti imparare a sviluppare le foto, insomma, quindi in realtà passai poi 6 mesi senza un potere digitale, insomma, sembrava diabolic. Okay. Oggi è tutto digitale, quindi in realtà questo passaggio non è più necessario con un forte abbattimento dei costi, d'accordo? Ora non mi ricordo cosa va a osservare, vediamo un po'. Tipicamente preferirei che facesse l'osservazione, la messa a fuoco almeno dall'oculare sarebbe meglio, però non si è ai perfetti. Di conto qua deve far vedere quello che sta facendo, per cui però diciamo è molto più semplice lavorare dall'oculare, quelle due cose che stanno limitando. Questo cosa ha ferito per l'indico? No. Senza che ricordiamo le mani, comunque dovrebbe essere un ferito, sì, ferito per l'indico. La perlite è questa cosa qui a lamelle, fra
più avanti vedremo cos'è, quindi adesso qui stiamo vedendo cosa osserviamo, ma come ci si arriva è abbastanza semplice e lo vedremo quando andremo a commentare il diagramma ferrocarbonio sulla cementite, che sarà la vostra croce delizia prima della prossima prova e percorso che avrete a breve. Qui in questo caso abbiamo a che fare, questo è un altro tipo di acciai, questo è un bifasico, insomma. Alcuni sono, alcuni attacchi possono dar luogo a attacchi colorati, a volte gli attacchi vengono fatti con degli ambienti, con dei gas aggressivi, insomma, sono un po' più evolute. Gli attacchi colorati a volte possono anche essere particolarmente bellini dal punto di vista anche estetico, direi, insomma. La diversa, sensibilità all'attacco delle differenti fasi dà luogo a diversi colori. Bene. Come ultimo video prima della nostra pausa, vediamo questo microscopio elettronico a scansione. Un dettaglio. Allora, abbiamo detto prima, il microscopio elettronico a scansione c'è molto utile, specialmente nel caso in cui andiamo a fare analisi frattografiche, cioè in cui andiamo a osservare superfici di frattura. Perché? Perché la superficie di frattura, cioè, immaginiamo scabrosa, e quindi effettivamente la capacità di mettere a fuoco cose, oggetti su piani focali differenti è importante. Nel caso in cui noi vogliamo utilizzare questi microscopi per invece analisi metallografiche, c'è un aspetto importantissimo, e cioè gli attacchi che devo utilizzare per mettere in risalto una microstruttura invece di un'altra saranno profondamente diversi fra attacchi per il microscopio ottico e attacchi per microscopio elettronico a scansione. Per quale motivo? Perché io nell'ottico devo ottenere un attacco che mi colori in modo diverso le cose che voglio osservare, ma che non mi si metta a scavare, perché se scava vado a ottenere cose a piani focali differenti, non vedo più nulla. Nel microscopio elettronico a scansione invece a me cose di colore diverso non le vedo, devo ottenere invece un attacco che si differenzi nella profondità, cioè io osservo tutta roba che è più attaccata o meno attaccata dal punto di vista dell'analisi metallografica. Quindi in effetti grossa differenza dal punto di vista procedurale è proprio nella scelta dell'attacco da effettuare sul nostro polino. Quindi se il nostro SEM, il nostro microscopio elettronico a scansione, viene utilizzato per analisi metallografiche, sarà importante scegliere l'attacco chimico o elettrochimico ad hoc per questo tipo di strumento, cioè in grado non solo di aggredire in maniera selettiva la fase, lo costituente o la zona che a noi interessa, ma di attaccarla erodendola un pochino, corrodendola un pochino per andare un po' in profondità. Certamente non è da scendere giù di un millimetro, perché sennò altrimenti... Però ci deve essere una forma di differenza di livello, altrimenti voi una differenza di colore semplicemente non la vedete. Ora, sui microscopi elettronici a scansione ci sono decine di modelli, insomma, quindi il nostro che abbiamo giù in laboratorio è, come dire, un po' datato, ma funziona perfettamente. Quelli moderni addirittura sono microscopi che quasi ambientali, diciamo quelli un po' più vecchiotti necessitavano di altissimo vuoto e necessitavano di materiale da osservare metallico fondamentalmente, cioè quindi si potevano osservare solamente oggetti che avevano una conducibilità elettrica. Laddove si dovevano osservare oggetti che non avevano conducibilità elettrica, si dovevano metallizzare, ovvero si dovevano mettere sulla superficie, si doveva far depositare o oro oppure carbonio, in modo tale che la superficie conducesse. Se qualcuno di voi ha volato alle scienze, qualche foto di scienze di qualche settimanale scientifico, mensile scientifico, quando c'è la foto dell'ape, tipicamente con l'occhietto dell'ape altissimo ingrandimento, quelle foto sono fatte al microscopio elettronico a scansione. L'occhietto dell'ape non è conduttivo, quindi veniva rivestito mediante un deposito di oro o di carbonio. I microscopi elettronici a scansione attuali riescono invece a osservare materiale non conduttivo grazie alla loro grande capacità di analisi del segnale. Ciò che veniva visto anticamente come disturbo ora viene visto come segnale effettivo del nostro pezzo. Vediamo qui in questo caso un microscopio di non nuovissima generazione. La procedura di attivazione non è immediata,
Se andate sul microscopio ottico, accendete la luce della lampadina e dopo due secondi, un secondo e funzionate. Qua bisogna fare prima un primo vuoto, poi un secondo vuoto, poi dopo che l'operazione è messa a fuoco, questa l'aveva già messa a fuoco, non vale, insomma, fatto sta praticamente che una volta messa a fuoco c'è un piano cartesiano che si può muovere in orizzontale, si può ruotare e si può spostare in alto verso il basso. Quindi in realtà abbiamo diverse modalità di movimentazione di questo piano e possiamo giocare con lo zoom. Tipicamente qua avete il marker dentro l'immagine, c'è sempre un marker, questi sono 200 micron, questo è il marker del vostro oggetto. Questo qui è fondamentale per poter capire a che ingrandimento state, più che se vi dico 1000 per, d'accordo? Quello che vi consente di fare al volo delle misure immediate di ciò che stiamo osservando. Andando in profondità con l'ingrandimento, andando a ingrandimenti più alti, possiamo vedere questa molla come è fatta, la presenza per esempio di eventuali incisioni, le eventuali presenze di discontinuità. Qui c'è un attimo uno schema di principio del nostro SEM, c'è questa colonna con delle lenti elettromagnetiche che in qualche modo strizzano il segnale e lo fanno diventare collimato, cioè quello che va a colpire il vostro campione che è messo nella camera a vuoto che sta qui sotto, questa qui è la camera a vuoto, è un fascio di elettroni fra loro paralleli, questo vuol dire collimato sostanzialmente, e giocando con le varie lenti elettromagnetiche posso giocare sulla messa a fuoco e sostanzialmente sull'ingrandimento. Non è trascurabile il fatto che, fatemi far vedere il video, non solo il microscopio elettronico a scansione possa essere utilizzato per darvi informazioni morfologiche, cioè sulla forma della superficie con cui avete a che fare, ma giocando con i raggi X che vengono emessi si possono ottenere delle informazioni piuttosto accurate, specialmente per elementi chimici non leggerissimi, sulla composizione chimica. D'accordo? Quindi in realtà posso avere informazioni sia con delle vere e proprie mappature, sia addirittura puntuali, cioè in quel punto cosa ho come composizione chimica localmente. E questo può essere molto utile, per esempio, per osservare quella disomogeneità di composizione chimica che abbiamo visto precedentemente nel nostro sistema. In pratica il funzionamento di questo pennello di elettroni, chi di voi ha qualche vecchio televisore a casa a tubo catodico, è esattamente lo stesso del pennello che andava sulla vostra immagine, d'accordo? È una scansione con una certa frequenza della superficie e quindi la lettura della nostra immagine viene fatta con dei rivelatori messi di lato che vanno a rilevare o gli elettroni secondari o gli elettroni retrodiffusi, a seconda di che tipo di immagine si vuole andare a osservare. Oggi c'è un computer che normalmente vi legge il risultato di questa scansione. In realtà un tempo c'erano dei visori a fosfori verdi veramente, come dire, criptici dal punto di vista della lettura, però insomma funzionavano. Quindi considerando che il solo elettronica a scansione è un'invenzione abbastanza recente, 1948, non è che stiamo parlando di tantissimi anni fa, quindi in effetti è uno strumento di relativa recente messa a punto. Un costo di un microscopio elettronico a scansione può andare dai 100.000 euro in su, tanto intenderci, certo, quindi stiamo parlando di queste cifre. Se poi lo corrediamo anche di una microanalisi può andare dai 30-40.000 euro in su. Capite bene che per una normale azienda metalmeccanica medio piccola può essere una spesa forse eccessiva, d'accordo? Questo non sono strumentazioni non di comunissima disponibilità. Poi oggi per esempio avete la possibilità, essendo tutto quanto digitalizzato, di poter effettuare la foto e poter verificare subito che quella foto sia quella che avete bisogno per la vostra relazione, per la vostra tesi, eccetera. Un tempo invece c'era osservazione in questo visore a fosfori verdi, si faceva la foto era fatta su carta Kodak per andare a fare
a Polaroid sostanzialmente, e si andava a fare lo sviluppo, e magari lo sviluppo arrivava dopo 4-5 giorni, e poi verificavi dopo 4-5 giorni quello che avevi fatto faceva schifo, e quindi perché avevi sbagliato messa a fuoco, avevi preso il tutto sbagliato, quindi in realtà la procedura era molto più ansiogena e lunga, in realtà si perdeva moltissimo tempo. Oggi invece da questo punto di vista è effettivamente molto più rapido e diciamo che c'è la possibilità di capire più o meno al volo cosa si sta facendo, insomma, e ottenere subito per esempio le foto, che non è banale, prima piano della signora, non credo perché. Ma di fondo sempre inquadrata di nuca, effettivamente. Una cosa importante da sottolineare è che andando in gradimenti diversi posso osservare cose differenti. Questo perché vi dico questo? Perché in realtà quando vi troverete fra le mani una relazione tecnica, questo valore per esempio, potreste contestarla in vari modi. Mi spiego meglio. Se io ho una superficie di frattura e voglio agevolare il mio cliente, io vi assicuro che su qualunque superficie di frattura posso andare a trovare ciò che voglio, d'accordo? Molto spesso quindi sarà importante avere, come dire, il CTU, il consulente tecnico d'ufficio, che è quel consulente tecnico che di terza parte, che insomma aiuta il giudice a decidere cosa sta succedendo in una determinata causa e in qualche modo che va a mediare fra le posizioni dei vari consulenti tecnici di parte, CTP. Il CTP, quando agisce la CTP, in realtà spingerà, mostrerà le cose e fa più comodo al proprio cliente in qualche modo. Il CTU è quello che dovrebbe riuscire a stare un po' più super partes, non è proprio sempre facilissimo. E vi dicevo, dal punto di vista della consulenza di parte, è abbastanza semplice dimostrare ciò che si vuole su una superficie. Perché? Perché un'analisi frattografica, metallografica fatta bene richiede tante foto fatte a campione sulle varie posizioni e non solo una foto. Quando vedrete in una relazione tecnica una foto solamente, presta la scelta ad hoc, perché quella servirà proprio quella. Giocare poi con gli ingrandimenti della nostra foto può ulteriormente agevolare nella scrittura di una relazione tecnica di parte, come dire, particolarmente favorevole. Qui vediamo, come abbiamo raccontato prima, l'analisi della composizione chimica, non ho visto se era su un punto o se era su un'area, ma in ogni caso si vanno a sfruttare i vari, le varie righe di emissione di raggi X, perché praticamente il nostro fascio di elettroni, colpendo il nostro provino, eccita gli elettroni che quando ritornano in posizione emettono tutte quante le varie linee alfa eccetera eccetera, e quindi in realtà queste possono essere utilizzate per effettuare un'analisi chimica non standardizzata. Cioè, che vuol dire? Non è che potete utilizzare questa analisi chimica per poter emettere un certificato, ma vi dà delle ottime informazioni, specialmente per quanto riguarda elementi chimici non leggerissimi. Diciamo che già il carbonio delle volte è un po' aleatorio come tipo di risposta, quindi elementi chimici un po' più pesanti del carbonio.